Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Kino e oggi, come avrete visto dal titolo, andremo a percare e potenziare il cigno, raga. Un'arma nuovissima, aggiunta nell'evento di Halloween. Voglio essere uno tra i primi a portare quest'arma su YouTube Italia e andremo a farlo subito insieme. Prima di cominciare col video, però, raga, i vincitori del contest di ieri sono A1-Red05, CryGodsYT, Matteo10-04, Giuntino05, Dark-Andrex. Raga, voi avete vinto il contest della macchina da scrivere e tenterò di contattarvi oggi pomeriggio. Comunque, appena uscirà questo video, entro oggi, domani, cercherò di darvi il premio a tutti quanti. Allora, andiamo a cercare subito il cigno. Intanto ho una marea di progetti. Cercarlo tra tutti questi. Ok, eccolo qua, perfetto. Lo potenzio, magari taglio tutta questa parte nel video, raga. Giusti giusti, raga, i tuoi progetti, giusti giusti. Ecco qua il nostro cigno 130, raga, ma non ancora full perk. Lo andremo a fare subito. Allora, raga, prima di cambiargliele, comincerei subito col potenziarle. Eccola qui, raga, full perk leggendaria. Adesso dovremmo leggere attentamente l'ultima perk che dice: ciascun colpo sparato conferisce 2,6% alla cadenza di tiro per un secondo. È cumulabile fino a 15 volte. Io in genere, essendo un'arma comunque un mitra, un'arma d'assalto, gli metto comunque le perk di critico. Danni alla testa non mi interessano. Ah, livello critico, qua posso mettere solo un altro livello critico. Perché? Ah, eccolo qua, eccolo qua. Quindi, allora raga, qua ci sono da cambiare un botto di perk. Purtroppo l'ho trovato veramente brutto, quindi livello critico glielo mettiamo qua. La probabilità di critico gliela mettiamo qua. E qua li mettiamo. Danni, raga, ho deciso. E per ora il caricatore lo tengo così. Anche perché questa è una cosa che va valutata poi man mano provando l'arma. Comunque abbiamo una probabilità critico del 38%, un colpo su 3, danno colpo critico del 180%, un danno per secondo di 80.000, raga. Io sono curioso di vedere il caricatore, comunque. Sono curioso di vedere un po' di cose. 87 colpi. Non male, raga. Andrei a provarla direttamente in campo. Eccoci qua, raga. Missione al 100. Vado subito a craftarmi un bel cigno. Vorrei anche provarlo subito, raga. Vediamo un po', se trovo qualche zombie.
È bellissima, raga. Aumenta sempre la cadenza di tiro e spara tipo a raffica di tre colpi. Ah no, non è vero, spara in base. È automatica, non spara a raffica. No, raga, penso che questa sarà una delle mie armi preferite. Peccato che abbia una bella dispersione. Shotiamo due mostri della nebbia, raga. Ok, raga, questo era il video sul nuovo cigno. Voglio che scriviate nei commenti. Allora, sempre la stessa storia. Il commento che raggiungerà più like, con scritto stavolta l'elemento dell'arma. Mi consiglierete voi che elemento portarla? Tenete conto che ho già lo scavafosse al 130 di fuoco e vorrei un'arma automatica di qualche altra natura, ma la deciderete voi. Quindi nei commenti commentate con l'elemento che vi piacerebbe vedere sul cigno e il commento con maggior numero di like verrà applicato su quest'arma, raga. Intanto siamo qui con CryGods, Bella Cry, ti vuoi presentare con loro? Ciao! Vincitore del precedente contest, mi ha contattato appena in tempo, ne approfitto e leggo la clip in cui vince. Abbiamo detto la macchina da scrivere. Eccola qua. Di Grazie! niente, grazie a te di aver Vabbè. partecipato e grazie a tutti di aver guardato il video. Bella raga, ci vediamo alla prossima.